Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale. Sì, mi vedete fuori al balcone perché praticamente fa un caldo allucinante, è arrivata proprio l'estate, quindi ho deciso di registrare fuori al balcone, almeno si sta bene. Praticamente in questo video vi voglio parlare di come si svolge un provino. Allora, il provino in realtà non è che dura chissà quanto, si pensi. Può durare sì e no una decina di minuti. Di solito si va in struttura, di solito, se non c'era questa pandemia, si va in struttura quando, diciamo, entri a fare il provino. Chiaramente ci stanno quelle persone che ti devono giudicare, che ti chiedono la prima cosa di presentarti. Dopo che ti sei presentata, quindi nome, cognome, da dove vieni e quanti anni hai, cominciano a farti delle domande tipo cosa fai nella vita? Domande di questo genere qua. Dopodiché chiaramente domande molto personali, tipo che rapporto c'hai con tuo padre, tua madre, tua sorella, tuo fratello, oppure sei fidanzato, sei fidanzata, domande molto personali. Ti possono anche chiedere tipo quali sono le tue passioni, se cioè, per esempio cosa ti piace fare nel tempo libero, possono chiederti anche cose così. E una volta fatto questo, se si tratta di un programma televisivo, ti chiedono perché vuoi partecipare al programma? Oppure che ci fai? Cioè, se per caso vinci il programma, che ci faresti con questi soldi? Se invece si tratta di un provino per recitare in qualche film, ti chiedono come mai la scelta di fare proprio questo film, cose così. E dopodiché chiaramente vi fanno partire con l'esibizione. Una volta finita l'esibizione, chiaramente le persone non ti dicono subito se sei o meno passato, però t'hanno registrato, t'hanno comunque filmato, fatto un filmato di tutto il provino. Dopo che hanno finito tutti i provini, ti vedono tutte le persone, e in questo caso può succedere due cose. O non succede niente, e significa che non siete passati, oppure ricevete questa chiamata per dire che siete stati presi. Invece nel caso di un film molto diverso, perché anche in questo caso può succedere due cose. Vi può arrivare un messaggio in cui c'è scritto, ci sarà scritto, siete stati opzionati. Cioè significa che siete stati tra quelle persone che appunto possono recitare in questo film, cioè delle persone adatte per recitare in questo film. Però solo una di queste persone sarà veramente la persona che farà parte di questo film. In questo caso vi arriverà un altro messaggio: siete stati confermati. Oppure, in caso contrario, se non succede nulla, vuol dire che non siete passati. Se questo video vi è stato utile, mettete un pollice in su e iscrivetevi al canale.